In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli, neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri e allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, ma anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra di voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». Questo Vangelo è un Vangelo duro, talmente duro che la prima tentazione che abbiamo è quella di pensare che riguardi qualcun altro, che riguardi gli scribi, i farisei. Ma però ci pensa Gesù stesso. All'inizio di questo Vangelo Gesù si rivolse alle folle e ai suoi discepoli, dunque si rivolge a ciascuno di noi. È un Vangelo che ci riguarda tutti. Innanzitutto siamo invitati a non imitare esempi che ci stanno attorno. Si sono seduti sulla cattedra di Mosè molti falsi maestri. È una parola che fa per me, che fa per te, che ci invita ad essere semplici, ad essere veri, ad essere non farisaici, non bugiardi, non ipocriti, non incoerenti. 1920, un giovane Zeno Saltini si trova sotto la naia e una sera ha un grande battibecco con un anarchico che gli rinfaccia il fatto che i cristiani, certo, buoni a nulla, i cristiani hanno belle parole, i cristiani hanno un bel Vangelo, ma sono incoerenti. E Zeno Saltini ci pensa ben bene, rimane ferito, tutta la notte ci pensa e al mattino decide: io voglio cambiare civiltà. E allora il ragazzo che aveva abbandonato la scuola perché non le parlava della vita, perché 2 più 2 fa 4, si può imparare anche a casa, diceva, si rimette a studiare, vuol fare l'avvocato per difendere i diritti dei più poveri e poi si fa prete. Ecco, Don Zeno Saltini, fondatore di Nomadelfia, quella comunità veramente cristiana dove la fraternità è legge, anzi c'è un'unica legge, la legge della fraternità. Ecco, di fronte a questo esempio, le parole del Vangelo ci scuotono. Quanto vi dicono, fatelo, osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono, ma non fanno. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno il mondo. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Gli storici riferiscono che all'epoca della distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 d.C., in questa città si contavano almeno 24 gruppi politici e religiosi. Durante la feroce persecuzione romana sparirono tutti, tutti eccetto i farisei. Fin qui la storia. Ora è lecito pensare, supporre che questo gruppo sia sopravvissuto fino ai nostri giorni e spinga le sue radici all'interno della cristianità attuale. I farisei, infatti, più che una categoria di persone, sono una categoria dello spirito, un atteggiamento interiore, un virus che può sempre infettare la nostra vita religiosa e quella delle comunità cristiane. E Gesù oggi lo denuncia con una forza tale che non lascia alcun dubbio. Ecco i capisaldi di questo atteggiamento dello spirito. Primo, incoerenza di fondo, dicono ma non fanno. Secondo, insincerità congenita, legano fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente. Ma essi non li vogliono muovere neppure con un dito. E infine sono vanitosi. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Ecco allora, primo, dicono ma non fanno. E allora io penso a noi, sacerdoti, penso a me, penso un po' a tutti noi cristiani. Parliamo tanto di Cristo, parliamo di amore, di umiltà, di pazienza, di mitezza, di servizio ai più poveri. Ci sforziamo pure anche di vivere un po' così, ma quanto andiamo in profondità in questa vita? Dicono ma non fanno, e penso a quanti hanno responsabilità nella vita pubblica. A parole cambiano il mondo, la società, ma non sono capaci neppure di cambiare se stessi. Beati sono i puri di cuore, perché contempleranno Dio. Beato chi porta la pace, perché sarà chiamato figlio del Signore. Beato colui che è perseguitato perché cerca la giustizia, perché suo sarà il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi per causa mia. Gioite allora, gioite e rallegratevi, perché sarete ricompensati nei cieli, come è avvenuto per i profeti perseguitati prima di voi. Dicono ma non fanno. Quant'è pesante questa affermazione di Gesù. E penso a tutti noi che, pur avendo una trave nell'occhio, non ci accorgiamo e abbiamo pure il tempo di vedere la pagliuzza nell'occhio del fratello. Dicono ma non fanno. E penso a qualche genitore che dice ai suoi figli: vai alla messa, ma essi non vanno. Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. Questa controtestimonianza è un impedimento. Ecco il primo punto. Secondo, l'insincerità. Legano pesanti fardelli e loro non li muovono con un dito. Quante chiacchiere inutili, dei buon temponi pieni di soldi che siedono su poltrone come al tempo del profeta Amos, nei programmi televisivi, e legano alla gente pesanti fardelli che loro non muovono con un dito. Quanti programmi, iniziative vengono lanciate anche nella Chiesa, nelle nostre parrocchie a volte, legando pesanti fardelli che neppure noi ci sogniamo di muovere.
Ecco, alle volte anche noi poniamo sui nostri fratelli dei pesi che noi non muoviamo con un dito. E infine la vanità. Tutte le loro opere, dice il Vangelo, le fanno per essere ammirati dalla gente e amano i primi posti, farsi chiamare rabbì, i saluti nelle piazze. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Uno solo è vostro padre e voi siete tutti fratelli. Ecco qui, in poche parole, la regola fondamentale per cambiare civiltà, proprio come aveva intuito Don Zeno Saltini. Dio è vostro padre, voi siete tutti fratelli. Con questa bella notizia noi siamo stati accolti al fonte battesimale. Questa è la tua dignità, cristiano, figlio di Dio. Ecco perché chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Ecco, è la bellezza di essere cristiani, cioè di essere di Cristo. Io te lo auguro di cuore, fratello, qui da questa chiesa di San Rocco a Belluno, questo santo pellegrino che non aveva paura di appestati, accompagni anche il nostro cammino. Noi siamo cercatori di Dio. Buona domenica e buona settimana. O Cristo, Verbo del Padre, Re glorioso tra i santi, luce e salvezza del mondo, in te crediamo. Illumina con il tuo spirito l'oscura notte del male, orienta il nostro cammino incontro al Padre. Amen.